Benvenuti al nuovo special del Salotto Monogatari, uno special tematico. E non parleremo di singoli film o di singoli fumetti, come è capitato di recente, ma affronteremo un tema piuttosto ampio, che è quello del restauro, anche e soprattutto perché, diciamo, proprio di recente c'è una proliferazione di uscite al cinema di film restaurati particolarmente importante. Questa settimana l'arpa birmana di Chikawa, se non sbaglio, ma c'è stato anche Scarface la settimana scorsa e Quarto Potere qualche settimana fa. E quindi, diciamo, ci è venuto in mente di affrontare questo tema e per l'occasione abbiamo invitato Maria Sole Colombo, che oltre a lavorare con la rivista Film TV è anche, lavora anche alla Cineteca Nazionale. Quindi intanto la saluto e la ringrazio di averci raggiunto. Ciao a tutti, grazie a voi dell'invito, sono molto contenta di essere qui per chiacchierare con voi. Allora, il tema, diciamo, per introdurre al tema, volevo fare una domanda innanzitutto pratica, cioè permetterti di presentarti e dire, diciamo, in concreto cosa fai alla Cineteca Nazionale. Poi ci lanciamo un attimo nei discorsi. Sì, mi hai già presentato tu. Comunque io appunto sono una critica cinematografica per Film TV con cui collaboro da ormai diversi anni. Sono una selezionatrice per il Trento Film Festival e poi sono collaboratrice del Centro Sperimentale di Cinematografia e della Cineteca Nazionale, che appunto fa parte del CSC, dove mi occupo specificamente di archiviazione digitale. Quindi come far sì che il materiale, il patrimonio audiovisivo nativo digitale o frutto di digitalizzazioni sopravviva, diciamo, alla prova del tempo. Ok, quindi già hai introdotto in realtà un tema che avrei comunque toccato, che è quello appunto della digitalizzazione, perché ecco, cambia, diciamo anche banalmente, ok, io che non sono affatto esperto, cambia la percezione del film in una copia digitale rispetto che evidentemente alla proiezione in pellicola, e questo è uno dei tanti discorsi su, diciamo, l'aura che c'è attorno a un film, intorno a un evento, intorno allo spettacolo della proiezione. E partirei, diciamo, in maniera ampia, dalle più scontate, tra virgolette, molte virgolette, definizioni di restauro. Ho fatto un po' il secchione, quindi sono andato a cercarmi un po' di definizioni del restauro. Diciamo, esistono definizioni che associano l'idea di film restaurato a qualcosa che deve essere il più possibile vicino alla forma originale. Questi sono Jeck e McGreevy, e io già ho molti dubbi su questa definizione, però esistono anche, diciamo, altre scuole di pensiero per le quali appunto il restauro in realtà aggiunge oltre che recuperare, dice per esempio Venturini, o viene detto di archivisti storici, per esempio Langlois, che non ha soltanto fatto scoprire, scoperto i titoli del passato, ma li ha realmente inventati per la prima volta per i nuovi spettatori. Quindi, in generale, sembra che non possa esistere il restauro senza una nuova mano, comunque una nuova forma di quel film. D'altronde, come ben sappiamo, le pellicole, lo sai meglio di me, sono soggette a usura e quindi richiedono necessariamente diciamo, delle trasformazioni. Diciamo, ecco, in generale volevo chiederti che ne pensi in linea di massima, cioè che esperienza hai tu anche, come dire, da spettatrice dei film restaurati. Quale aspetto rispetto al. Questo mi sono ripetuto troppo. Quale carattere del rapporto fra le copie restaurate e le copie originali, diciamo, ti interessa di più? Quanto ti interessa, che la copia restaurata sia vicina all'originale, anche solo concettualmente? Ecco, domanda molto ampia.
Sì, allora hai toccato già tantissimi dei temi caldi che così, no? Che infiammano gli animi degli archivisti, dei filologi, degli studiosi di cinema e penso che se cercassimo di rispondere a tutto e mettessimo insieme un consesso di studiosi, penso che potrebbero litigare per un mese e comunque non trovare una risposta definitiva alle tante questioni che hai posto. Però adesso la stavo mettendo un po' in termini ridicoli, però in realtà uno dei temi principali quando si parla di restauro cinematografico è proprio il fatto che nessuno sa esattamente cosa sia, o meglio, esiste attualmente una grande discordia, una grande varietà di vedute in seno alla comunità scientifica su cosa sia un restauro cinematografico. Poi c'è la parola restauro cinematografico per come viene impiegata, no? Nei discorsi, nelle pratiche discorsive intorno al cinema e sappiamo che la parola restauro può venire impiegata per indicare delle operazioni sul film di natura, di entità, di portata molto diversa, per cui ci può capitare di sentir parlare di restauro in seguito per definire operazioni che sono magari una digitalizzazione, una botta di digital cleaning un tanto al chilo, che magari leva i graffi legati appunto all'usura, ma poi magari leva anche, come dire, no, degli elementi che facevano parte del film nella sua versione originale. E anche questa definizione problematica ci arriveremo, può essere invece all'estremo opposto una operazione estremamente rigorosa dal punto di vista filologico, un'operazione estremamente documentata in cui ogni scelta viene motivata e spiegata, un'operazione in cui magari prima ancora di procedere alla digitalizzazione del film si fa un lavoro enorme di reperimento, studio delle copie per ricostruire magari un testo filmico. Questo avviene nei casi in cui magari ci sono dei film che erano andati perduti, che vengono ritrovati soltanto in versioni frammentate, in cui bisogna proprio anche ricostruire il film, no? Come se fosse l'edizione critica di un testo, come si fa in filologia romanza, per esempio. Diciamo che volendo stringere all'osso e, come dire, senza inimicarsi nessuno, forse possiamo dire che un restauro è un'operazione in cui viene prodotta una nuova copia del film, quindi può essere una copia analogica, come si faceva agli albori del restauro, quando il restauro era fotochimico, può essere una nuova copia digitale, ma la caratteristica che deve avere questa nuova copia non deve essere semplicemente quella di, no, spostiamo il film, come direbbero quelli bravi, preserviamo il corpus mysticus, scusatemi, mi rendo conto che vi stanno sanguinando le orecchie, ma noi archivisti parliamo così. Spostiamo il film, salviamo il corpus mysticus mettendolo sul nuovo corpus mechanicus, cioè su un nuovo supporto, no? Che lo conserva, ma questa nuova copia facciamo anche in modo che somigli il più possibile a una, diciamo così, versione originale, tra virgolette. Poi, come giustamente notavi, il cinema è l'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica, quindi qual è l'originale? Per convenzione spesso si dice che l'originale è la prima proiezione pubblica di un film, però in realtà nulla vieta, laddove questo passaggio è esplicitato e reso chiaro, nulla vieta di fare un restauro che invece punta a ricostruire il director's cut o la versione prima che passasse in commissione di censura o la versione, francese di un film tedesco, insomma, si può fare tutto. Basta, come dire, documentare e essere chiari e onesti con lo spettatore, e poi invece ogni studioso ha la sua specifica definizione di restauro, c'è chi dice che non si può parlare di restauro se non si parte dal negativo originale, c'è chi dice che non si può parlare di restauro se non c'è un ritorno in pellicola. Quindi se alla fine del processo, di un processo di restauro che passa, no, attraverso il digitale, che lavora con dei software su un materiale che era analogico, che diventa digitale, ma deve poi ritornare in pellicola, perché se il film non ritorna in pellicola c'è una sorta di tradimento della natura ontologica del film, che si chiama film perché film vuol dire pellicola, e quindi se questo film diventa una copia digitale, un insieme di file,
un insieme di pixel, possiamo ancora dire che è il film. Insomma, mi rendo conto che probabilmente vi ho complicato le idee No, anziché no, ma chiarificarle, però insomma, questo è per dare una misura di quanto sia una materia complessa e scottante, ecco. no, ma diciamo, tra le tante cose che avevo cercato per affrontare questo argomento, avevo trovato anche delle definizioni rispetto al fatto che nella realtà dei fatti, poi il vero testo che viene in qualche modo restaurato è la possibilità di esperire del film in sala nuovamente. Quindi alla fine ci sono tante dimensioni rispetto al significato di arte, di percezione. Ci servirebbe qua un altro salottiero oggi assente che è Dario Denta, che su questi discorsi insomma ci marcia parecchio. Però ecco, ci sono stati dei tentativi di risoluzione rispetto in generale all'idea. Se il film restaurato debba essere, come hai detto tu, comunque un rispetto filologico preciso o debba essere fruibile, cioè se si deve far prevalere l'accuratezza oppure la fruibilità. Io faccio un esempio personale perché insomma è uno dei film che mi piacciono di più, cioè Grid di Stroheim, è un caso super classico, ok? Noi ne abbiamo una versione di 100 minuti. Però effettivamente Stroheim aveva realizzato molto più materiale che in parte già la sceneggiatura gli era stata tagliata, poi sono stati tagliati dei pezzi di film. Adesso esiste in realtà una versione di quasi 4 ore in cui ci sono montati insieme ai 100 minuti in mezzo anche le foto di scena di parti del film andati perduti. Diciamo, lì viene davvero il dubbio su cosa debba prevalere. In realtà poi io sono molto radicale, penso che se si gestisce bene anche l'aspetto, diciamo, anche il comparto banalmente fotografico di queste foto di scena nello specifico, insieme alle didascalie, si può rimanere, come dire, appassionanti, visto che la parola fruibilità è molto vaga, perché veramente dipende dallo spettatore. Però ecco, anche solo a titolo personale, secondo te, in questi casi particolarmente estremi che riguardano il muto, come possono riguardare, insomma, film di quel periodo, comunque della storia del cinema, tu per cosa propendi? Cioè cosa preferisci vedere al cinema fra le due cose? Allora, questa è veramente una vexata question ed è il dramma di ogni curatore di restauro, perché si vorrebbe restituire allo spettatore un qualcosa che sia fruibile, però esiste una teoria, anche se molto giovane, ed esiste un'etica del restauro che impone, per esempio, di non realizzare un falso storico, di non realizzare artefatti. Faccio un esempio, un film, Rapacità è un caso estremo, Grid, ma è anche un caso in cui appunto alcune questioni potrebbero essere risolte, no, a monte, con quel discorso che facevo del dichiaro quale versione dell'opera sto andando a ricostruire. Spessissimo, per esempio, capita di procedere al restauro di film muti di cui si siano perse parte delle didascalie, di cui magari io possiedo delle trascrizioni. Queste didascalie che non ho, cosa faccio? Le inserisco facendo dei falsi storici in cui magari riproduco i cartigli d'epoca in modo tale che lo spettatore non abbia lo shock di trovarsi davanti una cosa scritta con un font depositato nel 2015? Oppure viceversa, ho bisogno che lo spettatore si renda conto che quella non è una didascalia d'epoca, ma è una mia ricostruzione. Quindi ecco, io penso che il faro veramente che deve ispirare il lavoro di qualsiasi curatore debba essere quello di non produrre falsi storici. Però io penso spesso anche che un film, o meglio, la proiezione di un film somigli più all'esecuzione di un concerto sinfonico, no? Che alla Gioconda. È un evento che si ripete e che è unico. Quindi, se volessimo essere filologici in tutto, potremmo dire che anche la versione restaurata con tutti i crismi, con tutte le attenzioni filologiche del mondo, non sarà mai, sarà un falso storico nella misura in cui magari, per esempio, quel film
lo sto proiettando con un proiettore del XXI secolo e non con un proiettore d'epoca. Qualcuno potrebbe addirittura dire: lo spettatore del tempo non avrebbe mai potuto godere di questa immagine perché si fumava in queste sale estremamente chiassose e appunto fumose, e quindi questa immagine così nitida che tu restauratore ti sei tanto insomma impegnato a ricreare è un'immagine che magari uno spettatore dell'epoca non avrebbe mai visto. Quindi evidentemente è un compromesso che però è, come dire, è insito anche proprio nella natura del cinema, che non è un'opera d'arte, come dire, statica, ma è da una parte un oggetto. A me la cosa che mi appassiona del cinema dal punto di vista archivistico è che è un oggetto imprendibile, è un testo come un'opera letteraria, però è anche un oggetto fisico, però è un oggetto fisico particolare perché è un oggetto che si dà soltanto nel momento della sua proiezione, quindi ha anche qualcosa della musica, no? Come dicevo. E quindi negoziare con tutte queste nature diverse del cinema è qualcosa che ci costringe a romperci la testa e insomma non ci sono facili soluzioni in questo senso. Diciamo che se mi dovessi sbilanciare necessariamente rispetto alla domanda che mi hai fatto, no, noi, insomma, chi lavora nelle cineteche, come dire, sente una stretta forte forte al cuore quando ci sono operazioni troppo spericolate, quando ci sono evidenti artefatti. Insomma, siamo in un mondo in cui purtroppo si colorizzano i film in bianco e nero, quindi ecco, noi queste derive cerchiamo con tutte le nostre forze di arginarle. Beh sì, perché comunque diciamo, le problematiche rispetto al montare la versione, per esempio, torno ancora una volta a Rapacità, montare una versione che combini anche le foto di scena, cioè ne va anche appunto del ritmo e della percezione del ritmo del film, fermo restando che in realtà Stroheim non avrebbe mai voluto fare 100 minuti di film, ma molti di più. Quindi comunque è chiaro, diciamo, i problemi sono tantissimi, alla fine si risolvono nell'unicità, appunto, come dici tu, dell'esperienza. Hai detto Gioconda e mi veniva in mente proprio che all'ultima Venezia c'è stata la possibilità di vedere One from the Heart di Coppola restaurato, che addirittura aveva un nuovo sottotitolo, Reprise. Sappiamo che Coppola, insomma, non è nuovo al rifare i suoi film e al tornarci continuamente. Questa era una combinazione fra una sua scelta di montaggio, che è un altro discorso, il rimontaggio di un film, anche se ha a che fare ancora una volta con i discorsi che abbiamo fatto su Laura e sull'idea che appunto il film sia un evento riproducibile. In realtà, forse sì, forse no, non lo sappiamo. E insieme era anche un restauro effettivo del film Un sogno lungo un giorno in italiano. E quindi, diciamo, mi suggestiona molto questa idea che ci fa spostare un attimo, forse più al presente, dei registi che intervengono sui loro stessi film, facendo di fatto altri film, magari, o comunque firmando un nuovo film che, nel senso, a quel punto il discorso etico, se vuoi, si capovolge. Ci sono registi che curano il restauro del proprio film. Adesso l'esempio di cui si è parlato tanto è quello di Wong Kar-wai. È uscito un cofanetto e sono state proposte in vari festival delle nuove versioni dei suoi film, in cui il grande cambiamento è stato quello sul viraggio, okay, dell'immagine, virato al verde. Adesso lo faccio semplice, però sembrava effettivamente più verde di prima, e quindi tutte le pagine dei fetish framist, delle palette di colori, sono messi a confrontare le cose, copie volute da Wong Kar-wai, molto discusse. Altra domanda così tranchant: secondo te quelli sono film diversi, o il fatto che l'abbia voluto Wong Kar-wai in qualche modo, cioè sicuramente è illegittima, possono esistere, ok, secondo un'idea comunque di etica, insomma, di cui si può comunque parlare, però ecco, sono sostitutivi, o non per forza il caso di Wong Kar-wai, ok, anche altri esempi in Certo, allora generale.
Certo, mi verrebbe da risponderti che tutto è legittimo purché sia chiaro nei suoi presupposti. Ci sono, come dicevi, dei registi che hanno questa tendenza a considerare i loro film dei work in progress e a non riuscire a chiudere, no? Che è anche una cosa poi affascinante, no? Il lavorio di una mente creativa che concepisce la propria opera come qualcosa di talmente vitale che non c'è mai la versione definitiva. Certo, questa visione confligge poi un po', no? Con la necessità, che spesso è la necessità del restauratore di identificare un originale, una versione principe dell'opera. Quindi, naturalmente se un regista ha modo, ha risorse per tornare su un film e desidera farlo, lo avverte come urgenza creativa, ben venga, penso almeno tre versioni diverse di Apocalypse Now, proprio per tornare su Coppola, che è uno degli artisti che hanno proprio questa tendenza. Certo, questo confligge, no, un po' con la visione del restauro inteso come ciò che non deve modificare l'opera, ma deve semplicemente ripristinare la sua versione, diciamo, precedente. Nello specifico, nel campo del restauro, qualcosa di molto comune è quello di chiamare in causa registi o direttori della fotografia, se sono ancora in vita, che facciano da consulenti del restauro. E questo è considerato un elemento, che dà valore, no? È come avere un testimone oculare, un testimone d'epoca che può aiutare a ricostruire una verità storica. Il problema molto spesso è che, appunto, chi fece il film al tempo, non è detto che, come dire, accolga tutto il codice deontologico di chi invece lo vuole studiare e restaurare. Quindi molto spesso, specialmente nelle sale di color correction, che sono, come dire, che è un po' il passaggio più delicato da questo punto di vista, perché è difficile che un regista possa dire: ah, ma guarda, non mi piace come l'hai data questa battuta, ridammela più così. Questa cosa non si può fare, mentre per esempio sulla fotografia, ecco, c'è un po' di margine. Quindi ecco, non è raro che nelle sale di color correction il curatore del restauro debba arginare la tendenza, magari del direttore della fotografia, che 30 anni dopo ha cambiato gusto, ha cambiato preferenza, ha cambiato visione del cinema e del mondo e quindi, come dire, ha la tentazione di rifare il film anziché di aiutare. In veste di consulente, per esempio, l'operatore di color correction a ritrovare i colori originali. Quello che si fa in assenza di un testimone molto spesso è recuperare delle copie positive d'epoca, quindi magari si parte dal negativo originale, che è il materiale fotograficamente più ricco e più prezioso, ma poi si prendono delle copie positive di proiezione per vedere quale doveva essere il look del film, e questo diciamo è ciò che di solito assicura un po', no? Questa ricostruzione. Però è anche vero, mi permetto di, come dire, fare un po' un doppio carpiato e tornare a una cosa che dicevi prima, forse addirittura all'inizio della puntata, che è molto interessante quando dicevi che Langlois diceva non è possibile restaurare ogni film restaurato un nuovo film. Questo è verissimo nella misura in cui a volte cambia talmente tanto il contesto che cambia anche il testo, adesso senza volersi lanciare in considerazioni da post-strutturalisti, però è vero che restaurare un film significa sempre necessariamente, anche quando si vuole essere filologici al massimo, no? Anche solo il fatto di scegliere di restaurare quel film rispetto a un altro è una scelta che presuppone una presa di posizione critica e che invita a un processo di riattualizzazione, di rivalorizzazione, di risignificazione, perché è evidente che un film, come dire, no, cambia, muta forma e lo stesso film visto 50 anni dopo non è neanche più lo stesso film, no? Certo, no, ma infatti, come dire, il mio passaggio infatti all'idea del restauro con, diciamo, uno degli autori o degli artefici del testo originale presente, che poi tu hai fatto l'esempio appunto del direttore della fotografia, era proprio legato a questa idea, cioè che al fatto che forse si arriverà a un momento, io non so adesso se l'evoluzione stia portando a questo, ma si arriverà a un momento in cui avremo più versioni
di film, dello stesso film, restaurate da restauratori diversi, così come possiamo avere conduttori d'orchestra diversi rispetto a una singola sinfonia, ok? E tutte le registrazioni diverse. Assolutamente. Quindi esisterà un XY version of, eccetera. E questa cosa, come dire, apre a orizzonti comunque anche di disorientamento solo all'idea della catalogazione. Noi abbiamo fatto una puntata con gli autori e i collaboratori di Mereghetti sulle varie edizioni del dizionario. Già, per esempio, per dirne una, visto che abbiamo parlato di Apocalypse Now, esistono due versioni di Apocalypse Now in quel dizionario, chiaramente, perché Redux è piuttosto diversa. Immaginiamoci, in casi di restauro più specifici, cosa può voler dire per diciamo le catalogazioni dei titoli. Cioè si aprono veramente discorsi che mi fanno vedere, come dire, mi danno le vertigini. Questa puntata nasce anche dall'idea che anche la cinefilia più appassionata spesso dà per scontato il restauro, oppure lo mette soltanto in una chiave di lettura, mi viene da dire, un po' provocatoriamente feticista, dell'idea del recupero della qualità e dell'immagine, ma non si sa mai in che senso la qualità, e quindi quello che dicevi tu sulla risignificazione delle immagini è molto importante. Io, diciamo, a titolo personale, visto che, insomma, ci sono tanti esempi di restauro che mi hanno a volte disorientato, ne faccio un altro, visto che abbiamo parlato finora di pellicola, perché classicamente è chiaramente pellicola, però ecco, il formato televisivo spesso sottoposto al restauro ha generato degli effetti, diciamo, all'immagine che a me hanno anche destabilizzato. L'esempio che mi viene in mente ora è quello di IMAT di Edgar Wright. Io ho il cofanetto DVD, la qualità è quella, non dico VHS, però comunque di trasmissione televisiva. Esiste un restauro di una pulizia, di una, forse non è la parola giusta, però ecco, di un nitore, che mi sembrava non solo un altro film, ma anche un film, come dire, meno bello. Questo fa di me un po' un feticista, sicuramente, però ecco, sono tanti discorsi che vengono assieme e che forse vengono dati a volte per scontati. E, proprio sulla base di questo, cioè di come vengono recepiti i film restaurati al cinema oggi, e quindi spostandoci leggermente di argomento, quello che è noto è che c'è un ritorno perenne su certi titoli, una certa tendenza a confermare la sacralizzazione di alcuni titoli piuttosto che andare per la riscoperta, che è un po' anche quello che distingue una distribuzione contemporanea appunto dall'operazione di una cineteca. L'ho detto l'Angloa più volte, ecco, lo ripeto ancora. Quindi un'idea del restauro come riscoperta, un'idea del restauro quasi come accanimento su certi titoli. E quindi, come dire, secondo te, a livello di distribuzione, ecco, delle copie restaurate, qual è il panorama attuale in Italia? Cioè c'è una certa pigrizia? Io un esempio per tutti, io ho la sensazione di aver visto due versioni restaurate di Suspiri e Dario Argento nell'arco di pochissimi anni. Forse c'è una necessità tecnica che ha richiesto questa cosa, però ecco, è un esempio che mi viene in mente. Però ecco, in generale, se ti sembra in Italia che ci sia, a livello di distribuzione nelle sale, una certa pigrizia su, tra virgolette, passami la locuzione, sempre gli stessi titoli, oppure se c'è una propulsione alla riscoperta. Ora, indubbiamente l'esempio dell'Arpa birmana di Ishikawa è piuttosto sulla riscoperta, mentre è chiaramente Quarto Potere è una conferma, Scarface di De Palma è una riconferma, visto che sono film che comunque non escludo, sono disponibili su piattaforme di qualche tipo, sono film che vengono visti, sono grandi classici, conosciuti, super citati. Ecco, tu hai, diciamo, un parere sulla condizione attuale della distribuzione dei film restaurati in Italia? Però, certamente esiste un dibattito intorno a una pratica abbastanza comune, che è quella di
tornare con nuovi restauri su film già restaurati. E quindi si tende a, come dire, mettere in dubbio la legittimità di queste operazioni, non con tutti i torti, a mio avviso. Il punto però è che una cosa che la vita editoriale tipica del film restaurato fino a qualche anno fa era il festival specializzato. La sezione, magari la retrospettiva o la sezione classici del grande festival generalista e poi l'home video. Invece, negli ultimi anni, soprattutto a opera del braccio armato diciamo, della distribuzione della Cineteca di Bologna, si è cercato di dare una vita ai restauri che è quella appunto di distribuzione nelle sale, per cui ovviamente questo resta appannaggio dei grandi centri urbani, però esiste un settore distributivo che ha trovato una sua nicchia di mercato appunto nella distribuzione in sale di prima visione, quindi non i cineclub che fanno insomma no cinema di profondità, quindi nelle sale di prima visione di classici restaurati. Ora, perché queste operazioni, queste distribuzioni trovino un loro pubblico, bisogna cercare un po' di interpretare gli interessi appunto dei potenziali acquirenti. È in un certo senso fisiologico che si tenda a riproporre dei classici e ovviamente questo pone tutta una serie di problemi nella misura in cui scegliere di restaurare un film o qu quali film restaurare è uno dei momenti in cui si partecipa alla creazione di un canone, no? Esattamente come quando si sceglie quali film inserire in un manuale o esattamente come quando si sceglie, non lo so, quante stellette dare a un determinato film rispetto a un altro su un grande dizionario cinematografico. Quindi è vero che per come è organizzata come dire, l'economia materiale e simbolica del restauro cinematografico in Italia, ma non solo in Italia, è vero che i restauri tendono a soffrire su un certo tipo di prodotti culturali già legittimati, ecco, già legittimati culturalmente, per cui esiste una nicchia appunto di persone che assegna un valore culturale molto alto all'andare al cinema per esperire in sala della visione di un film restaurato. È più difficile diciamo che è più facile che questo gruppo di persone vada a vedere volentieri un film di Orson Welles rispetto a un film di Tinto Brass, per esempio. Quindi entrano in gioco tutta una serie di considerazioni che hanno a che fare, no, con la legittimità culturale dei prodotti. Poi molto spesso i restauri vivono all'interno di celebrazioni, anniversari, quindi molto spesso sono queste logiche un po' evenemenziali che dettano l'agenda delle cineteche. E quando ci sono altri tipi di logiche che dovrebbero certamente interessare, per esempio, se questo film non lo restauriamo, i materiali versano in uno stato di degradazione talmente avanzato che lo perdiamo del tutto. Ecco, diciamo che la grande sfida delle cineteche è di ancora una volta fare un compromesso tra un'operazione di cui poi il pubblico abbia voglia di fruire e un'operazione che punti invece soltanto alla conservazione. Molto interessante quello che dicevi del feticismo. Secondo me il pubblico del cinema restaurato è un pubblico in molti casi molto feticista. A volte è feticista del film nella sua versione più limpida, no? Più mi migliore possibile, però a volte è anche un feticista dello sporco, delle spuntinature, dei graffi, come dire, quei marcatori che parlano di una storia della materia, no? Materica della pellicola. E poi c'è proprio un feticismo della pellicola. Penso per esempio alla recente distribuzione qui a Roma, per esempio, si poteva vedere Povere creature di Lanthimos in pellicola. A me è una cosa che ha molto stupito, perché non rispondeva a un criterio di, come dire, filologia, perché a quanto mi risulta la prima proiezione pubblica a Venezia non è stata in pellicola. E poi è un film che se uno lo guarda è un film che ragiona
fa una riflessione spericolata in termini di estetica digitale, no? C'è tantissimo VFX, tantissimi effetti speciali, c'è proprio un'estetica appunto dell'immagine digitale con delle immagini appunto un po' vaporwave, molto post-prodotte. Quindi ecco, io mi sono chiesta quale fosse il senso di andare a di distribuire un film del genere in pellicola, dato che è un film che rivendica la sua natura, no? Di immagine anche molto digitale. E questo si inserisce appunto all'interno di un discorso di tipo feticista e identitario. Io assegno un valore culturalmente più alto al vedere un film in pellicola rispetto a che vederlo in DCP, in digitale. Perché il vero cinema è in pellicola. Quindi ecco, ci sono un milione di considerazioni che partecipano di questo fenomeno del cinema restaurato in sala. Sì, infatti si stanno aprendo orizzonti a ogni tuo intervento. Infatti, ecco, adesso cerco di arrivare a un'ultima questione. In realtà un po' ne abbiamo già parlato, però ecco, la calo in una situazione più specifica. Diciamo, torno ancora una volta al Festival di Venezia. Tu dicevi appunto le sezioni dei classici, dei festival di questo tipo, esiste il premio dato al miglior restauro da una giuria di, insomma, di studenti, spesso guidati da un presidente di giuria. Credo che, per esempio, l'anno scorso è stato Andrea Pallaoro. Diciamo, chiaramente ogni giuria cambia i suoi criteri. Però ecco, probabilmente, cioè, forse so già come mi risponderai, visto che ne abbiamo parlato, ma in linea di massima, in una giuria di film restaurati, dovrebbe premiare più il lato tecnico, o dovrebbe premiare di più, come dire, magari un film riscoperto, perché esiste anche la possibilità spesso che vengano messi in selezione film dimenticati di grandi registi, oppure magari la scelta del momento storico in cui è stato restaurato un dato film. Insomma, tutti questi criteri, la risposta è indubbiamente un compromesso, però ecco, secondo te, giusto così per arrivare a una chiusa, cioè, quale può essere un miglior restauro rispetto a un altro? È una domanda un po' larga, però ecco. No, 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 ma è chiarissimo e sto già pensando che sto proprio dando la risposta da archivista noiosa, sai, queste figure proprio vecchie, integraliste, però è quello che penso. Quindi, allora, certamente, proprio per i discorsi che facevamo prima, cioè il restauro è un momento di definizione del canone, è molto politica. La scelta di quale film restaurare. E quindi non è una scelta che va data per scontata ed è una scelta che deve essere ragionata, non giustificata, però insomma pensata, ecco. Quindi è importante riflettere su come si sceglie il film da restaurare. E certamente il fatto di scegliere un film semi sconosciuto rispetto che ritornare su un'opera già largamente appunto, no, nota presso il pubblico è una scelta che, per esempio, a mio avviso andrebbe incoraggiata. Nello specifico di sezioni competitive di restauri, però, ecco, secondo me bisognerebbe che si valutasse il restauro, non il film, perché non si può chiedere a una giuria di persone, è come chiedere preferisci la mamma o il papà, non si può dire è meglio Ozu, Rossellini, no? Quindi non dovremmo valutare il film, ma non solo perché molto spesso si restaurano i capolavori e è impossibile fare la classifica tra capolavori, ma io penso proprio che sia la natura di queste sezioni che dovrebbe indirizzare in questo senso, cioè nel momento in cui io premio il restauro, appunto non sto premiando il film, ma il tipo di intervento sul film. Un problema è che molto spesso per valutare il tipo di intervento sul film occorrerebbe una giuria estremamente
preparata, una giuria del settore, e poi la verità è che non si può, si può avere un'idea di massima, ma non si può giudicare il lavoro di un restauratore solo guardando il film, soltanto guardando il risultato del suo lavoro di restauro, appunto. Bisognerebbe conoscere le carte, bisognerebbe aver studiato i materiali, magari un film che ci sembra bellissimo, il lavoro che è stato fatto a monte è stato semplicissimo perché c'era un negativo originale in perfetto stato di conservazione, quindi è bastato, come dire, una scansione e poi poco altro. Magari un film che ci sembra un pastrocchio pieno di graffi, pieno di difetti, pieno di, insomma, no, di guasti, con una qualità fotografica estremamente diseguale, magari è invece alle spalle un lavoro enorme di, appunto, ricostruzione del testo filmico. Quindi la verità è che purtroppo la logica del concorso lascia un po' il tempo che trova quando si parla di restauri, perché il restauro, e questo alcuni teorici del restauro lo dicono, il restauro esiste soltanto insieme alle carte, no? Alla documentazione che viene prodotta, insieme a una documentazione in cui uno dice cosa aveva a disposizione, cosa ha fatto e perché ha scelto di fare quello che ha fatto. E questo ovviamente è una realtà interessantissima, ma che è molto lontana dalle logiche di un festival in cui bisogna scegliere un vincitore ed eleggerlo nel giro di una decina di giorni, insomma. Quindi questo è un po' il mio punto di vista su queste sezioni. Ed è vero infatti che il restauro poi, o il cinema restaurato, ha trovato la sua casa, certo, nei grandi festival generalisti, in sezioni specializzate, però anche in festival invece di settore. Penso per esempio al Cinema Ritrovato, alle giornate del Cinema Muto di Pordenone, che sono, diciamo, la casa, no? Di chi si occupa di questi temi ogni giorno. Certo, no, mi viene in mente anche, diciamo, è la conservazione che, diciamo, sta insieme al restauro, però ecco, semplicemente anche solo conservare le pellicole ha un ruolo importante. Penso alle retrospettive che organizza Locarno, che va a trovare copie rarissime, inaudite di film rarissimi, le va a pescare a tutte le parti del mondo, le porta tutte dentro il mitico Cinema Rex. E c'è questo recupero di copie che non sono necessariamente restaurate. Vi ricordo, per un CERC c'è il rischio che si brucerà la pellicola mentre vedete il film, quindi c'era anche questa postilla all'inizio. Per cui, insomma, gli argomenti sono tantissimi, ed è un argomento molto appassionante, quindi eventualmente rinviamo ad altre puntate. Però intanto ti ringrazio infinitamente per essere venuta. Insomma, speriamo di replicare. Grazie mille a voi dell'ospitalità.